Calla, nato Lucio Settimio Bassiano, riceve dal padre il nome Marco Aurelio Antonino. Nel 213 Caracalla combatte in Germania gli Alamanni. Il suo soprannome è un richiamo al mantello gallico che l'imperatore indossa abitualmente. Per dimostrare la sua attenzione alla plebe urbana, costruisce le più grandi terme dell'impero, le Terme Antoniniane, più note come Terme di Caracalla. Realizzate sui lavori già iniziati da Settimio Severo, sono il capolavoro dell'architettura severiana. L'impianto è racchiuso in un contesto di giardini, palestre, passeggiate e luoghi di intrattenimento. Un complesso architettonico magnifico che dà la percezione della potenza imperiale. Gli spazi sono arricchiti da opere d'arte e bassorilievi con raffigurazioni che celebrano battaglie e il mito di Ercole, simbolo della forza della dinastia dei Severi. Nei sotterranei Caracalla fa costruire un tempio al dio Mitra, uno splendido mitreo che rivela il ruolo centrale del dio dei militari nel culto romano. Le grandi terme imperiali rivelano anche un'altra funzione. Le due biblioteche, le aule, i portici e le taberne testimoniano come fossero anche un luogo di studio e di incontro, per cui possiamo considerarle come il foro dei Severi a Roma. Nearly 2,000 years ago it was built to impress and still does today, even in ruins. The elaborate mosaics and soaring multi-story structures were the public baths or terme of Roman Emperor Caracalla. It was a massive spa of the ancient world, complete with gyms, saunas, libraries, and three main pools, one cold, one tepid, one hot. And we often think of Rome as being a hygienic city, thanks to baths like these and the aqueducts. In fact, the opposite was the case. Rome was hot, dirty, and crowded, and disease was rampant. One of the reasons why the Emperor Caracalla built baths like these was so that the urban populace could escape the hardships of their everyday lives. That's all, folks.